Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Continuiamo la nostra carriera con il Bradford e come avevo annunciato sul finire dell'episodio scorso, anzi in realtà vi sto annunciando questa cosa da quando l'abbiamo iniziata, che saremo passati dall'episodio numero 5 su FC24. Intanto vi chiedo like, iscrizione, commento, condivisione, tutto quanto. E poi in secondo luogo vi dico che la formazione è pronta, perché se andiamo su FC24 potete tranquillamente vedere che abbiamo la squadra, ovviamente copiando le statistiche pari pari. Gli overall spesso non corrispondono, ad esempio Reyes dovrebbe essere 80, Rivas dovrebbe essere 79, Cole dovrebbe essere 62. Però ragazzi, ci accontentiamo, alcune cose sono state rispettate, altre no. Però prima voglio fare un attimo un piccolo passo indietro, che mi sento anche obbligato di dover fare, perché abbiamo un conto in sospeso con FIFA 23. Avevo detto erroneamente, e vi chiedo scusa su questo punto, che quella con cos'era, Newport County, non ricordo, credo di sì, sarebbe stata l'ultima partita su FIFA 23. In realtà avevo completamente dimenticato che abbiamo vinto l'FA Cup, e quindi oltre a giocarci l'Europa League nella stagione che inizieremo oggi, dobbiamo pure giocarci la Supercoppa su FIFA 23. Tra l'altro, siccome abbiamo 12 milioni di budget che abbiamo maturato grazie alla promozione, grazie all'FA Cup, grazie anche alla vittoria del Papa John's Trophy, io farò una cosa molto democratica, dato che partiremo con 3 milioni di budget per quanto riguarda il mercato su FC24. Il mercato lo faremo su FIFA 23, poi copierò i trasferimenti maggiori e soprattutto copierò la rosa che costruiremo da questo mercato, per poi disattivare la prima finestra di mercato quando inizieremo su FC24, in modo da dedicarci completamente alle partite. Direi che è una cosa molto molto comoda: prima tutto mercato, poi tutte partite. Direi che meglio di così non potevamo andare. Quindi facciamo un attimo un reset, perché questa è la formazione, vi ripeto, con tutti gli innesti come abbiamo lasciati su FIFA 23. Però dobbiamo chiudere il gioco, fare un passo indietro e tornare appunto al punto di partenza, perché ci faremo il mercato qui. Tra l'altro poi abbiamo modo pure di scoprire con chi saremo capitati nel girone di Europa League dopo questa vittoria impensabile dell'FA Cup. Allora, la formazione su FIFA 23 è questa qui. Gli overall sono un po' discordanti. Mi secca che Rivas sia 79 e su FC24 per due statistiche che non possono essere modificate, perché non si sa, sia downgradato a 75. Però bene o male gli altri, Linus non è 79, 78 va bene lo stesso. E più che altro, tranne veramente tre giocatori tipo Ferguson, e forse proprio Ferguson e basta, cercheremo di far cassa vendendo tutti gli altri, perché io ve lo dico, sono giocatori che a me momentaneamente, con tutto il bene che gli posso volere e soprattutto con tutto quello che hanno fatto per noi, perché non bisogna dimenticare che sono stati tutti determinanti per noi la scorsa stagione, che ci ha portato ben 3 trofei in bacheca, però bisogna fare delle scelte, e quindi queste scelte comporteranno la partenza di praticamente quasi tutti i giocatori rimanenti della vecchia guardia. Mi dispiace farlo, però noi dobbiamo creare uno squadrone. Allora, il passo avanti parte da una ricerca piuttosto corposa che ho fatto e di giocatori che mi sono segnato. Sono circa 2 per ruolo, perché Lewis come portiere, nonostante abbia fatto bene, mi sento di dire che non ci serve, e cercheremo 2 portieri giovani. Comunque, Michel Castillo, chiedergli lo stipendio, andiamo col primo contratto da svincolati. Ragazzi, con gli svincolati, dato che c'è un casino, c'è un fottio di svincolati, ci conviene fare il mercato su FIFA 23, e poi veramente possiamo creare una bella squadra con veramente poco. Il portiere è un 75, ragazzi. Allora andiamo a contrattare per il terzo portiere, però prima preferisco prendere un giocatore per ruolo e poi con i soldi rimasti fare una seconda passata, anche se Wick però ci serve, ragazzi. Ai ai ai, boh, 10.000 li vuoi? Mi butto, li accetta, 10.000 li accetta, perfetto. Maciek Wilk è il secondo acquisto, e Wilk è un portiere 78, quindi a sto punto, ragazzi, tra Castillo e Wilk sarà una grande lotta. Qua abbiamo Acosta e Ferreira,
andrei su Ferreira, che lo vedo un pochino più forte. Terzino sinistro, 21enne, 8.000. Va bene, 8.000 anche lui, ragazzi, sarà circa sulla settantina di overall. Brasiliano, ragazzi, terzini brasiliani da milanista non ne sbagliano mai. Terzino sinistro, 77, 92 di velocità. Era veramente quello che stavamo cercando. Andiamo al terzino destro. E come terzino destro abbiamo Battaglia e Orellana. E io andrei su Orellana. Chiede 3.000, chiede un po' di meno, quindi vuol dire che magari non è forte come il compagno di reparto, il compagno di merende, però. Vediamo cosa ci tira fuori. È un 77 pure lui. C'ha 74 di difesa, 18 anni, questo diventa un mostro. Direi intanto di andare agli attaccanti. Partiamo da Kovacevic. Amel Kovacevic, 17 anni questo, ragazzi, è nato ieri praticamente. Boh, do 8.000 anche a te, dai. 8.000 li vuoi? Sì, li vuoi. È un 73, ragazzi. L'attaccante ce l'abbiamo. Per quanto riguarda il capitolo centrocampista centrale, abbiamo Abreu e Rogers. Io mi butto su Rogers così, perché vado a sentimento. È vero che comunque a centrocampo, ragazzi, anche con Ferguson ne siamo messi molto bene. Vuole 2200 a settimana. Secondo me questo non arriva a 70 di overall. Aidan Rogers è infatti a 69. Vabbè, ragazzi, comunque ha 18 anni, può crescere tantissimo. Esterno sinistro, Vicente Lopez o Petit? A occhio ti dico Petit. Turnover anche lui, 5 anni. Direi che a questo punto i giocatori noi possiamo anche acquistarli tutti, perché di sto passo i soldi ci bastano e ci avanzano, e poi ci concentreremo più che altro sulle cessioni. Esterno sinistro, 70. Sendecas è un 72, quindi per ora vince il ballottaggio. Ripeto, per ora lo vince, non è detto che poi le cose rimangano così. Ok, abbiamo circa un giocatore per ruolo. A questo punto facciamo la seconda passata. Botti da sempre 8.000. CD John. Questo dovrebbe essere inglese, eh? Quindi dobbiamo giocare in casa per una volta. È un attaccante 68. C'è 82 di velocità. Ci piace. Esterno destro, vice Diego Lainez, Lucas Vargas. Anche lui mi sa di sudamericano palese. Esterno destro, 66. È 66. Ha 21 anni. C'è 81 di velocità. Qualcosa può fare. Boh, turnover? Come vuole essere turnover, ok. Do 8.000 a tutti, così non mi rompete le palle. Adonia Costa. Adonia Costa è un 68, terzino sinistro. Anche lui troveremo modo magari di mandarlo in prestito per metà anno, vediamo. Battaglia. Abbiamo speso per ora neanche metà dei soldi. A te ti do 7. Ha accettato, quindi vuol dire che anche lui non è di certo una cima. Magari vedo se riesco a fare un ultimo colpetto. Beh, un terzino destro 70. Lui ci piace. Età 18, 70, boh, dai. Lui strada la può fare. Vicente Lopez sarà il penultimo acquisto. Poi semmai vado a dare un'ultima occhiata più da vicino, magari su veramente i diciottenni. Questo chiede 500 di stipendio, ragazzi. Mi sono fatto un buco nell'acqua pazzesco. Vicente Lopez, 65. Tra l'altro Battaglia è l'unico italiano. Abreu che dice? Ti do 5.000, se vuoi essere sporadico 5.000 ci stai rotondissimo. Javier Abreu, valutazione 66. Questo è stato quello che abbiamo potuto fare. Non mi lamento. Abbiamo una formazione leggermente aggiornata, anche perché i ruoli che io volevo coprire li abbiamo coperti. Holiday 710. Vattene a Tenerife, ciao. Tanto qualcuno se ne va, che è Fulz. E anche Holiday se ne va. Perfetto, ragazzi. Noi dobbiamo giocarci la Community Shield, che è la cosa più importante al momento, e teniamo gli occhi concentrati su quella. Jake Young, un altro probabile partente. Rivas, rifiutiamo un'offerta ovviamente dell'Elche. Ma che cazzo c'ha tutti quei soldi in Elche, ragazzi? Allora, fatemi un attimo vedere il calendario, perché quando era Community Shield? Contro il Liverpool, 5 agosto. Sandberg, chi lo vuole? Fulham, rifiutare. Sognora lo vuole l'Almeria, rifiutare. La cosa divertente è che non ho ingaggiato difensori centrali. Perché non l'ho fatto? Subito, ragazzi, subito. Madonna, sono tutte delle pippe stratosferiche, però. E ce ne servono addirittura 2 di difensori centrali, neanche uno. Speriamo che le mente non ce li ciulino. Va bene, allora siete pronti per veramente l'ultima partita su FIFA 23? Giuro che è l'ultima. Alisson, Di Lorenzo. Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Darter, Gakpo, Diaz e Salah. Noi ci presentiamo con questa formazione che comunque, ragazzi, non va denigrata. Wembley. Per la quarta volta in 2 episodi Wembley. Vediamo se riusciamo a portare a casa il primo trofeo stagionale e soprattutto l'ultimo di
FIFA 23 e proprio, anzi, a sto punto, dato che ci penso, l'ultimo della serie FIFA, insieme a quelli vinti col Venezia, col Milan, col Udinese, col Benevento, che poi alla fine io faccio il mio commento, secondo me è giusto, perché la Supercoppa va giocata ad agosto, perché è il primo trofeo che è relativo alla stagione precedente. Che cazzo di senso c'ha giocarla a gennaio? Non fatemi bestemmiare, vi prego. Mi fa morire quel di Lorenzo, perché mi fa veramente morire. Iniziamo, ragazzi. Le abbiamo battuti 3-0 con gol di Cole in casa e non c'era Di Lorenzo in campo. Siete chiamati a fare meglio. Troppi passaggi. Hanno già tirato, ragazzi. Attenzione. Ai. Godo il gol della merda. Godo. Grande Wilk. Il gol della merda. Bastardi. Vieni, Salah, che t'azzoppo. Cioè, vorrei azzopparti. Possibilmente fuori dall'area anche. No, la palla rimane lì, ragazzi. Gol di Gakpo. Ci stanno mettendo le corde, ragazzi. È quel classico momento della partita in cui devono fare gol per forza. Ed è arrivato. Anderson. Salah, palo. Secondo legno del Liverpool, ragazzi. Secondo legno. No. Ma io mi chiedo, ragazzi, ma perché c'è? Pare veramente che stiano andando a rilento. 2-0 Liverpool. Praticamente non abbiamo tirato, ragazzi. Una delle peggiori partite della storia di questo Bradford. 8 tiri a 0 per il Liverpool. C'è da fare il 2-1 entro il 75esimo. Questo non può essere fuori gioco. Non può essere fuori gioco di Kovacevic. Dai, presentati. Vabbè, ragazzi. Se ci si mette pure Alisson è finito. Oddio. Vabbè, era Rivas, era il difensore centrale. Alexander Arnold, come gliela togli? E ovviamente lì è loro, ragazzi. Andatela. Sono in ferma. Io capisco che sia Liverpool, ragazzi, però c'è. Ragazzi, abbiamo perso 82esimo. Vabbè, sì, però se 3-0. Wilk. Questi battono pure corto, così perdono tempo, ragazzi. Dai, Wilk, non ti buttare a terra che stai perdendo. Sai, noi facciamo il 2-1 adesso, Facciamo il 2-0, il 2-1 adesso, ragazzi. Partita tale e quale quella contro il Nottingham Forest. Il gioco si è aggiustato la partita per i cazzi suoi. Quando poi la partita era irrecuperabile, guardate che palla di merda che non ha preso Alisson. E ragazzi, è andata male. Abbiamo meritato di perdere, però anche il gioco, ragazzi, ci ha messo parecchio del suo. Peccato, poteva essere il primo trofeo stagionale. Alla fine non era così importante, però la prestazione è stata orrenda. Conosco così bene sto gioco che non solo so quando prenderò gol, ma so pure quando lo farò. Ma il Verona che vuole Sandberg, ragazzi. Il Verona. E dove gli ha 20 milioni il Verona? C'è qualcun altro che lascia ed è Songo. Besiktas, Diego Lainez, non se ne parla. Vediamo un po' difensori centrali, cosa c'è e cosa non c'è. Beh, c'è sto Nicola Villa, 70, 18 anni, ed è pure italiano. Subito, 2800, sicuramente li accetterà e via. Non ha che capelli, oh. Lewis e Odusina in partenza. Bono, via, dai coglioni. Derbyshire, 100.000 che hanno offerto. Mi dispiace proprio, guarda, ve lo darei a gratis, potessi. Ve lo regalerei. Vi darei io i soldi per prenderlo, Derbyshire. Ok, vediamo un po'. Harry Lewis viene ceduto. Stubbs, 1.100.000. Via anche lui. Ok, qualcuno lascia. Ed è Odusina. Se ne va pure chi? Stubbs al Kilmarnock. E l'altro, continua a chiedermi Sognora, che non partirà. Il Verona pure Sognora mi ha chiesto. Eisa per 390.000, dai, non farmici sperare però. Hanno chiesto più di quel che potevo chiedere. Ci chiedono Platt.
Vattene a Frosinone, vai, ti prego. Platt non se ne vuole andare, che palle però. Zaferi, sei disponibile? Dello Slavia Praga? Volendo, sì. 5 milioni e 5? Va bene. Beh, non è male come giocatore Zaferis, ragazzi. Vuole essere importante, ah, ci picchia. A occhi chiusi lo stipendio, ragazzi, a occhi chiusi. Cristo Zaferis, che tra l'altro credo che fece pure gol al Milan nello scontro l'anno scorso di Europa League. Vabbè, un 73, ragazzi, potrebbe giocare tranquillamente al posto di Garbett. Sono andato a controllare, ragazzi, è un 69, qua 73 vuol dire che è cresciuto benissimo. E direi che a sto punto, ragazzi, a 5 dalla fine, il nostro mercato possa anche concludersi qui. Salvo qualche trasferimento, vabbè, Osadebe, che è saltato, che palle. Sandberg lo vuole, ha sbagliato lead, non glielo do. C'è un partente, Aboeisa al Volontari. Un'altra gatta da pelare in meno. Vabbè, ovviamente sono stati più gli acquisti che le cessioni. Le cessioni sono state in totale 7. Vediamo questa squadra come spingerà. E allora è seriamente arrivato il momento di compiere il miracolo. 3, 2, ta, 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 ta. Bam! Eccoci su FC24. Però vi devo dare, ragazzi, una notizia terribile che mi ha lasciato veramente col cuore per terra, perché dopo tutto il culo che ci siamo fatti non possiamo giocarci l'Europa League. Perché? Perché quando tu vai a settare i gruppi è riservata solamente alle squadre di Premier League. È bruttissimo. Abbiamo cambiato allenatore perché Lopetegui si è preso l'anno sabbatico, allora abbiamo scelto Ranieri. Come avete ben visto, gli overall sono un po' calati, soprattutto aumentati, no, ma calati sì. Ad esempio, Lainez era un 79, Rivas era un 79, Kovacevic era un 73. Però ragazzi, stiran cazzi. Andiamo avanti, abbiamo disattivato il mercato per la prima finestra e quindi ci concentriamo soltanto sui rinnovi e sul giocare. Torneo estivo. Io voglio però giocarlo insieme a tante italiane. Che palle. Qua ce n'è 2, qua ce n'è 3. Vabbè, dai, andiamo con questo. Proveremo la prima partita, poi ci lasceremo 8 partite per poter giocare. Oh, abbiamo 3 giocatori che non ci interessano, che possono partire, perfetto. Proprio quelli che volevo dare via. Oh, Matthew Platt se ne va. Però dovrebbe andarsene a gennaio, perché adesso il mercato è chiuso. Ci ho ripreso i soldi spesi per i rinnovi. Allora, prima partita, proviamo a giocarla. La formazione è questa. Io andrei, come mio amico rumeno, io andrei. Lo ci hanno portato a giocare. Ma fammi vedere lo stadio, qualcosa, l'Orange Velodrome di Marsiglia. Partiamo male, ciccio, Con questa maglia qua è terribile. Maledetti sandali del signore. Wilk, già chiamato in causa, il portiere polacco. Già chiamato in causa, ragazzi. Diego Lainez, bravissimo. Sandberg dentro. Kovacevic! È suo! Il primo gol della nuova stagione del Bradford. A segno il numero 41, Kovacevic. La palla in profondità di Sandberg. E cominciamo nel migliore dei modi la stagione, dopo che loro ci erano andati molto vicini. Ma ragazzi, il Coventry City, con tutto l'amore del mondo, non puede, ragazzi. Diego Lainez. Deve segnare Sandberg. Sandberg deve aprire ogni episodio segnando. È d'obbligo, ragazzi. 2-0. Rete del reggente Ibra. Oscar Sandberg. Sandberg, Kovacevic a rapporto. Era Kovacki, Wilson. Rimane lì. Van Ewijk ha fatto, come cazzo si chiama, ha fatto l'intervento della vita, raga. Ok, metto tutti i sostituti per il secondo tempo, vediamo che succede. Esordisce anche C.D. John, attaccante molto corpulento, classe 2005, con 96 sulle spalle, sarà il nostro Lukaku. Ha il numero 96 perché è così brutto che l'abbiamo dovuto invertire il numero. Battaglia, attenzione, oh, traversa. Battaglia. Il nostro connazionale non è esordito benissimo, Bravo Battaglia. Ancora Petit. John. Il sogno di John.
disegnare all'esordio il codice di John, che fissa il risultato sul 3-0, così possiamo tranquillamente quittare la partita, ragazzi. Avanza la fine, 4-0, c'è anche il gol di Rodgers, è buono come esordio, non male. Anche Gillier, come cazzo si chiama, ceduto. Chapman va al Brescia per 700.000. C'è questo Edoardo Ribeiro che ha 16 anni e un 67. Questo Edoardo Ribeiro, ragazzi, io devo ingaggiarlo prima che me lo rubino. Ma più che altro, ripeto, perché c'ha 16 anni, mica peraltro. E poi siamo pieni di uomini, ma abbiamo solo 3 difensori centrali. E allora, 850 a settimana, direi che ci siamo, no? Dai, su. Andrà a coprire il ruolo di titolare nella seconda squadra. Vediamo cosa combinano con l'Udinese. Intanto, vabbè, sui giocatori che se ne vanno, ok. Dove viene giocata la partita? Al Parc des Princes, peccato, era anche una bella atmosfera. Vado con la formazione di riserva e vinciamo. John e Lucas Vargas. Non mi dite che vinciamo il torneo estivo proprio ora. Bene, mi sono lasciato la formazione titolare per l'ultima. Magari vinciamo il torneo davvero. Dai, contro il Clermont. 3-1, Zafiris, Kovacevic, Zafiris. Zafiris, mega acquistone, ragazzi. Abbiamo vinto, abbiamo distrutto tutti. 2 milioni e 100, buono. Ok, esordio un campionato, 29 luglio contro il Rotterdam, la nostra terza partita dell'episodio. Dopo di questa ne giocheremo 7. Andiamo con la formazione titolare. Questo è il Molton Road, che vi dirò, è uno degli stadi predefiniti più belli. Io spero magari un giorno di poterci giocare. Tra l'altro a Rotterdam ci sono anche stato, ed è una città che non è messa benissimo. Si chiama New York Stadium questo. Sì, suona strano, ma è New York Stadium davvero. Dai, subito fallo. No, non puoi, no. Cosa? Ma non era ultimo uomo, zio? Espulso Reyes dopo 5 minuti. Sendekas, Kovacevic, anche in 10 uomini. Apriamo le marcature e come la partita precedente ci pensa Kovacevic. Primo gol in gare ufficiali del nostro Bradford. Quanto mi farò del culo che non ci siano le cinematiche dell'intro. Proprio una scelta pessima da parte dell'EA. Sendekas apre. Diego Lainez, traversa, colpo di testa, niente. Zafiris. Sognora. Zafiris, Jonasson in angolo. Che bel Bradford, ragazzi. Che bel Bradford. Di giustezza Orellana. Kovacevic. Sendekas, non ha spazio. Sandberg, Sendekas. Zafiris, ancora Jonasson, ancora calcio d'angolo. Li stiamo schiacciando, ragazzi, li stiamo schiacciando. Sognora, Kovacevic. Si gira, palla fuori. Finisce il primo tempo, 1-0. Siccome mi ha deluso Sandberg, metto John. Ti fai mezza partita in panchina per punizione. Beh, voglio farvi notare che è la prima volta che vinciamo il torneo estivo in un sacco di carriere. Rodgers. Oddio. No, vabbè. Kovacevic ci sta prendendo gusto, però non va bene. John. Kovacevic. Però se la tiri in bocca al portiere, zio. Ancora Kovacevic. Oh, zio, però. E mettila là dentro, dai. Che palle. Finisce 1-0, Kovacevic, gol decisivo, uomo partita, anche se poteva farne altri 4. Però va bene, come esordio non ci lamentiamo. Anche perché vi ricordo che eravamo un uomo in meno, che è stato espulso al quinto minuto. Con l'Exeter andremo a simulare. Simuliamo, vediamo come finisce. 2-0, Petit e Sandberg che entra dalla panchina, ottimo. Avanziamo, tocca a Lincoln. Prima partita di Carabao Cup. Giochiamo ancora fuori casa. Giochiamo con la formazione titolare. E più che altro, vedete che bella riposata. Wick è già andata a 78, la cosa ci piace. Iniziamo. Giochiamo ancora con la divisa di trasferta. Ragazzi, Carabao Cup qui, eh. Dentro o fuori.
Al primo turno va passato, senza cazzi. Sendecas defilato! Che parata! Che paratona! Kovacevic. Diagolanes. Sandberg. Sendecas! Sendecas! Primo gol con la maglia del Bradford della nuova stagione, perché nella scorsa stagione, ragazzi, Sendecas ha segnato, ne ha fatti 3 o 4, ma anche belli tosti. Diagolanes, Zafiris, Sandberg. Zafiris! Che parata ha fatto! Madonna, che parata! Come prima maglia mi piaceva molto di più quella dell'anno scorso, ma come seconda maglia, ragazzi, a mani basse questa proprio. Zafiris dentro, Kovacevic. Sinistro, palla fuori, ragazzi. Ci abbiamo questa cosa che fatto 1-0 non riusciamo mai a fare il 2-0. Io capisco che è una partita da dentro fuori e quindi la devi rendere più challenging, però c'è anche meno, zio. Kovacevic. Ci pensa Sendecas per il gol del 2-0. Doppietta dell'esterno sinistro, ragazzi. Questo l'ho svincolato su FIFA 23. Arriva, fa quello che gli pare, decide lui, va bene. Sandberg, Sandberg, Jensen, ragazzi, incredibile. Sandberg non può segnare. Dai, è buona la battuta verso Garbett, che l'ho fatto entrare, però sempre il portiere, altrimenti no. Vargas, Vargas di prepotenza, Vargas, Vargas sotto la traversa, 3-0. E finisce qui, ragazzi, finge l'infortunio. Eliminato il Lincoln dalla Carabao Cup. E invece il nostro viaggio nella Coppa di Lega Inglese prosegue. Anche se sicuramente, ve lo dico, anche quest'anno incontreremo quella mega squadra di Premier che ci farà secchi. E allora, arrivederci, sicuramente succederà. Plymouth Bradford, andiamo a giocarci pure questa. Il resoconto. Dovrebbe esserci arrivato il prossimo avversario, credo. È il Wrexham. Vabbè, oh, ci sta. Entrambi 6 punti, giochiamo fuori casa. E qua, ragazzi, io farei un turnoverino e andrei con le seconde linee in campo. Vorrei anche portare un giocatore che è tanto che non tocca il campo, ed è Ferguson. Lo voglio, con tutto me stesso. Molto Rod un'altra volta, ragazzi. Lo state di casa, noi non abbiamo proprio toccato. Incredibile. Comunque giochiamo di giorno. Sì, è lo stesso stadio di quando abbiamo giocato con Rotterdam. Vabbè. Ahmed dentro. John. John dentro. Verso Cole. Il ritorno di Cole. Con i capelli un pochino più lunghi. Fa fine a rigiocare la play. Mentre ci sto giocando davvero, Suka. 1-0. Gol di Cole. Ma un gol bellissimo. Questo cross un po' sbilenco, lui al volo, senza paura, no fear, no fear per Elliot Cole. Attenzione a questo colpo di testa, c'è Simon in porta, c'è Simon, pensavo ci fosse Castillo, però vabbè. Simon, grande parata. CD John. Garbett! In buca d'angolo! 2-0! Torna anche il neozelandese! Assist di CD John, anzi doppio assist di CD John! John, ti meriti il gol! Lascia Petit! La palla rimane lì e tiraci! Fuori gioco di Lucas Vargas! Ti devi svegliare prima però! Così, così non ci siamo! Hardy. Questa è una bella palla. Questo è un grande gol. Questo è proprio un cazzo di gol che hanno fatto. Buco di Nicola Villa. Recupero scaduto. 2-1. Potevamo chiuderla qua. E invece bisogna continuare a lottare.
Sono a questo destro, Simon! La vede all'ultimo e si butta. Signora! Elliot Cole! Ma che gol ha fatto, ragazzi? Mezzo scavetto! 3-1, doppetta di Elliot Cole, totalmente fuori ruolo. Ci tengo a precisare. Il giocatore più scarso della squadra sta decidendo la partita. Grandissimo Cole. Fiero di te proprio. Ferguson, come vede Lucas Vargas. Lucas Vargas con l'esterno palo. Stavo già esultando, ragazzi. Ferguson da fuori, malissimo. Attenzione, gravissimo errore, Sognora! C'è il gol anche di C.D. John! 4-1, la chiudiamo qua. A Plymouth, Plymouth, come cazzo si dice, ragazzi? 4-1, errore imperdonabile del difensore. Sognora entra con i tempi giusti. Gol del 4-1. E avanziamo alla fine. Ovviamente non succede niente, c'è solo un cartellino giallo per Randall. Proseguiamo, ragazzi, punteggio pieno in campionato per ora, buonissimo. È il momento del Portsmouth, ragazzi. Ottavi con 5 punti. Andiamo con i titolari, anche se Sognora giocherà Garbett. Let's go, boys. Prima partita in casa, vi faccio vedere lo stadio perché non ce lo fanno vedere, sì, è brutto, ok? No, che culo, Robertson, che non è quello ex Liverpool. Sandberg, Diego Lainez. Che tiro del cazzo, zio, però. Cioè, questo tiro al volo, grande la parata di Wilk. Poteva sicuramente far meglio l'attaccante, però insomma. Zafiris, Sandberg. Sandberg, però se gliela tiri addosso, zio, però, anche te ti ci metti. Due gol davanti al portiere, cannati in maniera veramente incredibile, boh. Che vi piglia, ragazzi? Ah, questa mi sa di azione da gol, ragazzi. Questa mi sa di azione da gol, bravo Wilk in angolo. È tua Sandberg. Ora o mai più, ora o mai più. Oh. Raga, non è possibile, però. È finita la partita, devono far gol, ragazzi, devono far gol. Devono far gol. Finisce 0-0, malissimo. Malissimo. 4 gol cannati davanti alla porta, non va bene. Ve lo dico, non va proprio bene. Poi va bene, non si possono vincere tutte le partite, sia chiaro, però così anche no. Ma poi perché? Cioè, mi chiedo, ma se Sandberg è destro, perché cazzo va a tirare col sinistro? Ma che senso c'ha? Shrewsbury. Simuliamo e facciamo turnover. Gioca Zafiris. Simulazione veloce. 1-1. Segna Sandberg. Meno male, raga. Almeno quello. Bradford, Wrexham. Continuiamo nella Carabao Cup. Sandberg è stanchino. Abbiamo un attaccante che sta meglio? No, deve giocare Sandberg. Ok, va bene. Andiamo. E comunque la prima partita in casa non è andata benissimo, eh. Buono. Sandberg, riscattati. Oh, facci vedere la tua potenza tiro. Facela vedere. È l'ora del tè. La sblocca. Finalmente partite ufficiali. Giocate da noi. L'attaccante svedese. 1-0. Bastava fare questo gol contro il Portsmouth. Kovacevic, Sandberg. Spaccala quella palla. No, non possiamo fare il 2-0 per un po'. Queste sono le regole. Godo! Godo Kovacevic, 2-0. Sì, mi stavo già lamentando. Ok, va bene. 2-0 Kovacevic. Assist di Sandberg. Che forse questo gol in simulazione, non so, gli deve avere un po' acceso la lampadina perché lo stavamo aspettando. No, Palmer, no. Palmer, no. Palmer, no. Wilk. Angolo. Zafiris. Bravissimo. Bravissimo. Che cazzo di gol ha fatto Zafiris, 3-0 contro i gallesi del Wrexham. Cazzo di gol, ragazzi. Zafiris, capelli grigi, 3-0. Ancora Zafiris.
Kovacevic, Sendekas, Howard in angolo. Finisce il primo tempo, ragazzi, 3-0. Neanche a commentarlo. Avanziamo alla fine, vediamo se c'è qualcosa. 5-1, anche gol di Petit e Kovacevic. Very nice. E un'altra, Sasemo tolta dai balle, come dicono a Roma. 4 simulazioni di fila. La prima è contro il Lincoln, con la formazione titolare. Dentro John, dentro Garbett, dentro Vargas. Via. 3-0. Sandberg, Zaffiris e Sandberg un'altra volta. Bomba. E il secondo scontro con Lincoln finisce in una carneficina. Seltenham col turnover. Abbiamo pure vinto premio allenatore. Che dire. Sandberg è salito a 78, secondo me è stato quello che gli ha acceso la lampadina, ne sono sicuro. Vargas vuole giocare, ma mi sa che non c'è problema perché giochiamo con la seconda formazione. Esattamente. Simulation 2-1, Rodgers e Diego Lainez. Let's go, man. In tutto questo però dovrebbe essere uscito il prossimo avversario, il Brighton. Più difficile non vi piaceva? Vabbè, tocca allo Swindon. Squadra che è stata promossa insieme a noi la scorsa stagione. Andiamo con i titolaris. 2-0. Sendeka, Saferis, Sognone espulso. Sei un coglione. Altra simulazione, altro turnover, anche in vista della imminente partita di Coppa. Giochiamo contro il Burton. Abbiamo un Sognone squalificato. E allora andiamo a portare gente che non gioca mai, tipo Ferguson e Acosta. Sandberg però può giocare titolare. Simulazione veloce, vediamo cosa ne esce. Ne esce un 4-1, Zaferis rotto? No, quanti mesi? Tanto ti conosco, quanti mesi? No, vaffanculo. Al flessore dell'anca, ma vaffanculo. Inizia il BSM Trophy. BDSM Trophy, noi lo chiameremo BDSM. Trofeo che abbiamo vinto l'anno scorso, tra l'altro. E questa è la fase a gironi che siamo con MK Dons e Crewe Alexander, ragazzi. Squadre della Lega inferiore, siamo praticamente testa di serie. Dai. Va bene, e si riformerà la coppia di centrocampo originaria, ovvero Garbett e Sognora. C'è problema. Kovacevic è salito a 74, John più 2, per dirvi. MK Dons, Molton Road, per la terza volta abbiamo giocato più al Molton Road che in casa nostra, è incredibile. Ma tu mi puoi fare la cinematica d'intro? Cioè tu mi devi caricare per la partita e mi fai la cinematica d'intro con lo stadio vuoto? Cioè sei veramente fenomeno. No! Quanto sei coglione, Wilk! Paratona del portiere polacco. Kovacevic, che buca d'angolo per Sandberg. Sandberg. È l'ora del tè. Del tè svedese. Comunque BSM è Bristol Street Motors, ma per noi sarà sempre BDSM. Su sinistro ancora Wilk. Prata un pochino più semplice rispetto a quella di prima, ma comunque insidiosa. Sandberg, che ricopre un ruolo da esterno. Kovacevic, Marshall. Marshall. Attenzione, Sandberg. Kovacevic spacca la porta, ragazzi. Ma che coppia d'attacco è questa? Io al cuoco gli volevo tantissimo bene, però è veramente imparagonabile con sta coppia d'attacco. Imparagonabile. Attenzione, Oriana vuoto, Robson. Madonna, che cazzo di gol ha fatto. Sandberg, cosa si è inventato per la doppietta di Kovacevic? Ancora lui, ancora il bosniaco, cambi. Ops, 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 tripletta di Kovacevic, yes! La tripletta del bosniaco, 4-1, distrutto l'MK Dons. E allora, avanti il prossimo sia, ragazzi. Avanziamo pure alla fine, tanto. Cosa potrà mai succedere? Il quinto gol di Lucas Vargas, a posto. Bradford, Cambridge. Nessun turnover. E ragazzi, mi sento rotta la registrazione, sono un coglione, vabbè. Wigan Bradford, per la nostra penultima partita, per quanto riguarda il campo, sarà turnover, sono tutti belli riposati. Non avete scuse, comunque
la partita di prima l'abbiamo vinta, se nel caso non si fosse vista. Ha segnato 3 gol nelle ultime 3 partite Lucas Vargas, cioè un cecchino questo. Tra l'altro Wigan, adesso che ci penso, era una squadra di Premier League, ma tipo una presenza fissa, cioè che ne so, tipo, non dico un Genoa, ma tipo un Udinese della situazione, insieme al Blackburn, il Bolton, sparito. John, Cole, Garbett ancora, John, la palla rimane lì, non ci arriva, Cole, ma per un soffio proprio. Grande battaglia, che lo legge benissimo. E allora John, uccidi, John, 1-0 per il Bradford. Sono prima di Wigan, ma perché cazzo sono prima di Wigan? 1-0. Ai ai ai, mai mettersi contro Elliot. Cole, che parata di Amos. Rogers, questa è buona per John. Per John. La parata di Amos. Cole. John, è buono? È buonissimo. Doppietta di CD John. Che sarà anche una terza scelta come attaccante, però. Quando entra, ragazzi, cioè, veramente, niente da dire. Sono a questo colpo di testa, Simon. C'è Lucas Vargas. Battaglia. Oh, quasi nato gol clamoroso. Lucas Vargas, John. Rimane lì. E Ribeiro segna il suo primo gol da calciatore professionista. Rapace d'area. Il sedicenne trova la sua prima gioia in giallo-rosso. E allora 3-0, possiamo tranquillamente andare alla fine. C'è anche il quarto di Lucas Vargas, pensate un po' voi. Che è il capocannoniere di questa squadra, ragazzi? Illuminatemi. Kovacevic e Sandberg con 6. Beh, onestissimo. Vabbè, comunque, Brighton contro Bradford. Bra bra. Mettiamo Ferguson per Garbett e Garbett ce lo portiamo in panchina al posto di John. Andiamo con i titolari e preghiamo. American Express Stadium, è la prima partita contro una squadra di Premier in questa nuova stagione. Più che altro mi auguro che ce ne siano altre. Quello è il mio augurio. Ed è anche l'ultima partita di questo episodio, perché poi simuleremo contro il Bolton. Sendekas, Kovacevic, la parata del portiere, che ora non ho idea di chi sia, più tardi lo scopriremo. Beh, la partenza non è stata male. Sendekas è le squadre di Premier, però se non si chiudono ti lasciano questi corridoi, queste praterie perfette per il 7° gol stagionale di Kovacevic. 1-0 per il Bradford. Assist di Oscar Sandberg. È una cosa che abbiamo visto anche in FIFA 23. Le squadre di Premier sono forti, quindi se si chiudono è finita. Wilk, bravissimo. Però se il risultato è sullo 0-0, cioè è più probabile fare gol sullo 0-0 o magari a partita persa, cosa che non vorrei fare, piuttosto che magari dover pareggiare quando perdi, perché poi se mettono la difensiva, raga, è finita. Tanto gol non lo fai, o magari lo fai troppo tardi. Sendekas, Webster in angolo, evita il 2-0. Poi magari sicuramente il portiere c'era, per carità, però sognare è gratis. Attenzione, oh, c'è un fallo. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Ragazzi, il primo rigore di questa carriera. 5° episodio, primo rigore di questa carriera. Voglio un attimo vedere il fallo, però. Perché c'è Reyes sul dischetto? Qual è stato il fallo? È tipo il fallo di Kessié nel rigore contro l'Inter dell'anno dello scudetto. Più o meno. All'incirca è quello. Reyes è quello con più rigori. Va bene. A destra. Lo sapevo, ragazzi. Il primo rigore se ne va così.
Prima di farci fare il 2-0, ragazzi, qualsiasi posto della porta l'avessi tirato, l'avrebbe parato. Non lo dico per qualsiasi motivo, ma perché prima di fare il 2-0 qua, ragazzi, di tempo ne passerà. E questa ne è la dimostrazione. Diego Lainez. Ancora lui. Kovacevic, piglialo allo scadere, doppietta di Kovacevic. Ragazzi, ma è un mostro questo. È un cazzo di mostro. Vabbè che questo gol non è che tecnicamente richiedesse tutta questa tecnica, però oh, 2-0. Sandberg ammonito, ma non ho attaccanti. Bene. Andiamo bene. Petit. Madonna, quasi rimessa laterale, zio. Finisce 2-0. Doppietta di Kovacevic, decide lui. Risultato, direi perfetto. Abbiamo eliminato una squadra di premier, ragazzi. Siamo di terza categoria noi. Sandberg per 44 milioni. Mai nella vita, zio. Bradford Bolton sarà l'ultima di questo episodius. Ultima partita dell'episodio, vediamo come va. 1-0, gol di John, ancora lui, l'attaccante rimorchio. Pure con Kovacevic, ma vattene a fanculo. E ragazzi, con la partita contro lo Stockport apriremo l'episodio numero 6 di questa carriera. Grazie di tutto, like al video, iscrizione al canale, ci vediamo per l'episodio 5 dove giocheremo i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Grazie ragazzi, un bacione, Dario è tutto, ci vediamo, statemi bene.